mio, l'idea è in questo modo, ma per tutti i quali sono imbarazzo, quasi a dire, beh, io sono l'ultimo arrivato e ho tutto questo, così ho le luci del riflettore su di me, ma quando invece ci sono tanti altri atleti. E talmente eri un po' in imbarazzo che hai recuperato in fretta il gap che ti divideva dagli altri atleti. Quanto una manifestazione come questa, 10 tappe in 7 regioni, quanto la tua presenza, ma quanto il lavoro di tutti quelli che ci sono intorno, perché non è tanto tempo fa che c'era il solito dopo lavoro con cui si faceva la garetta, si arrivavano in 3 o 4, poverini, fanno la gara, gli diamo una medaglietta, un prosciutto, una bologna e saluto. Adesso stiamo parlando di un giro d'Italia, 10 tappe in 7 regioni, con un impegno davvero incredibile di chi organizza, da un'idea fantastica di Andrea Leoni, e poi con atleti veri, perché poi quando si prova e si vedono certi allenamenti, non si improvvisa niente, il professor Martinelli che in sala può sicuramente mantenere una testimonianza, è un ambiente che è cresciuto in maniera particolare. Però, c'è un però, dobbiamo tra virgolette abbassare l'età, e quindi quanto è importante la promozione, quanto è importante una manifestazione come questa per far sì che sempre più ragazzi, magari grazie anche a Bimbi in Gamba, si avvicinino alla pratica sportiva. Sì, è curioso che tu dica dobbiamo abbassare l'età, poi la domanda la fai a me. Però detto questo, cosa vuoi? Io credo, sei partito parlando di quella che può essere anche la mia presenza, che è sicuramente importante, ma alle volte anche ingombrante, io lo capisco benissimo. Parafrasando ancora una volta l'amico Pierino Dainese, ricordo una volta in uno dei primi giri di allenamento che facevamo assieme, dentro alla cattedrale, diceva no, perché te all'inizio mi stavi anche un po' sulle palle, perché è un po' guardo. E poi io vado fuori e comincio a spiegare alla gente quello che faccio e gli dico ma la bicicletta fatta così, cos'ha? E dopo un po' questi dicono, ah, ma è quella che fa Zanardi? Ecco, io sono 11 anni qua che sputo sangue, per far capire cosa cavolo faccio devo dire la roba che fa Zanardi, che ho cominciato l'altro giorno. E tu veramente trovo anche giusto che insomma magari Zanardi dedichi un po' del suo tempo a una cerimonia bellissima come questa. Vi ringrazio di essere accorsi così numerosi. Trovo giusto che Zanardi magari partecipi alla prima tappa, quella inaugurale. Poi giustamente Zanardi deve anche un po' farsi da parte, non solo per ragioni di classifica, ma anche perché logicamente io poi corro in una categoria che mi concede dei vantaggi rispetto a dei ragazzi che magari anche sputando lo stesso sangue nel momento che io posso dedicare non hanno tecnicamente le mie risorse. Quindi io per conto mio faccio sinceramente e con grande passione tutto quello che posso. Poi non sono assolutamente uno stinco di santo e odio quando la gente mi dipinge in questo modo, però ecco, se c'è qualcuno come le due persone che ho di Fabrizio, delle persone che insomma si danno da fare per dare luce a questo movimento, io mi metto volentieri in scia, perché insomma credo senza timore di smentita, se sto facendo tutto quello che sto facendo perché credo fortemente che l'endbike sia una cosa meravigliosa, e anzi invito tutte le persone che magari hanno tutti gli attrezzi che madre natura ti concede normalmente in origine di provarla comunque, perché sarebbe bello un giorno arrivare alla cosiddetta H0 anche in Italia, cioè la categoria handbike per persone che non hanno nessun tipo di disabilità ma che la preferiscono come mezzo di locomozione al